clamoroso al Santiago Bernabéu. Un minuto di silenzio, tanti applausi. La squadra che ha vinto 3 Champions League consecutive, e parliamo del Real Madrid, viene clamorosamente eliminata dall'Ajax, che strapazza, che umilia la squadra di Florentino Perez con un rotondissimo 4-1. Non c'è stata mai partita. Subito al 7° Ziyech segna un gol bellissimo in contropiede, battendo con una rasoiata il portiere Courtois, che dopo 11 minuti subisce il 2° gol. Questa volta bellissimo il gol di Neres, il giocatore che si è infilato nella difesa, una difesa questa sera veramente imbarazzante, senza che il Real Madrid cerchi la minima opposizione. Ci prova Bale, che colpisce un palo, ma non è serata. L'Ajax va a 200 all'ora, è un Ajax rapido, veloce, che unisce tecnica, velocità e precisione. Uno spettacolo per gli occhi, uno spettacolo per il calcio. Il Real Madrid perde anche Vinicius dopo aver perso Vasquez, quindi due brutti infortuni che costringono Solari a dei cambi, è entrato Bale fra gli altri, però non è mai cambiata la tendenza della partita, il trend della partita. Poi c'è l'episodio clamoroso perché Tadic realizza la terza rete, ma allunga il consulto tra il VAR e l'arbitro tedesco proprio per capire se questa palla fosse uscita o no prima che l'azione proseguisse e Tadic, con un bellissimo tiro all'incrocio dei pali, segnasse la rete del 3-0. La palla aveva ancora toccato la linea, oppure laterale, oppure era già fuori. Alla fine si dice sì, va per il gol. 3-0. La partita sembra dunque totalmente finita. Ricordo l'andata 2-1 per la formazione del Real Madrid, che era tranquillo in questo senso. Ma attenzione, Asensio coglie l'angolino e nulla può fare il portiere. Si riapre la partita dunque intorno al 70°. Il Real Madrid, segnando 2 gol, pareggiando 3-3, può ancora risolvere la questione. E qualcuno ci aveva magari fatto la bocca buona, ma un calcio di punizione diabolico di Lasse Schöne si infila diabolicamente preciso, affilato come un rasoio di Solingen, preciso come se fosse scagliata la freccia da Sir Robin di Loxil, finisce all'incrocio dei pali dalla parte opposta. Il Real Madrid prova ancora a venire avanti, ha una grandissima occasione, ma 3 contro il portiere, il passaggio di Modric termina dietro e non arriva in tempo Benzema. C'è una grande occasione ancora per l'Ajax, che a porta praticamente vuota sbaglia il gol del 5-1, e dunque l'Ajax vince 4-1, espugna il Santiago Bernabéu, dimostra di essere una squadra di straordinario talento, di straordinaria velocità, e abbatte il grande gigante. L'aveva già pensato Florentino Perez, era già pronto a una rivoluzione nella prossima estate con Hazard e con Eriksen, però non si aspettava questa umiliazione, che forse costerà cara a Solari. Il Real Madrid è fuori dalla Champions League. Nell'altra partita invece ha passato il turno dopo aver vinto 3-0 il Tottenham di Manuel Pochettino. Direi che è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.